Buonasera, benvenuti, benvenuti questa sera che apriamo le porte al Palio del Principe all'edizione 2024 e lo facciamo qui al Borgo di Piano. Benvenuti. Questa sera per l'investitura e giuramento del vostro cavaliere e siamo appunto all'inizio di questi riti che sono appunto scritti, diciamo organizzati dal Centro Studi Il Palio, che ricalcano le tradizioni storiche e culturali dei popoli dei vari rioni. Innanzitutto il capitano Antonio Caparbi, il direttivo, l'intero Borgo di Piano ringraziano Don Cesare perché con vero spirito pastorale accoglie il popolo di Piano e anche degli altri rioni. Ogni qualvolta ci sono queste iniziative la sua presenza, la sua disponibilità è fondamentale perché rimarca appunto quello che è il legame tra la gente del Palio, la popolazione del Palio e appunto la religiosità. E siamo appunto nella chiesa di San Francesco, che è ubicata appunto nel territorio del Borgo di Piano. Diamo qualche, diamo lettura di qualcosa di storico, che è il luogo di sepoltura per sua espressa volontà del quarto principe di Bisignano, Pietro Antonio Sanseverino, del quinto duca di San Marco, che è stato appunto quinto duca di San Marco, undicesimo conte di Altomonte, nono conte di Tricarico e Chiaromonte, cavaliere del Toson d'Oro, grande di Spagna, prima classe e generale della cavalleria napoletana, morto a Parigi nel 1559. In questa chiesa, come riportato da più fonti storiche, è sepolto anche suo padre Bernardino Sanseverino, morto nel 1515. All'interno di questa bellissima chiesa si possono ammirare sia l'altare dedicato a Santa Maria di Coraca, fatta costruire dalla famiglia Sanseverino di Bisignano, che la lapide epigrafe installata nel 2003 che ricorda appunto il principe Pietro Antonio. E, diciamo, sempre per rimarcare l'importanza di questo borgo, il Borgo di Piano, indicato dagli storici come borgo extramenia fuori le mura, è stato da sempre il luogo più popoloso della città di Bisignano. Già nella platea di Ruffino del 1269 Piano veniva indicato come borgo e non rione, luogo dove operavano i Fabres e gli Auri Fabres, detti anche forgiari, con le loro botteghe allineate lungo la via di passaggio. Questi artigiani con i loro lavori abbellivano chiese e palazzi signorili, forgiando veri e propri capolavori come il balconcino del XVII secolo di Palazzo Gallo. Nel tempo, parte dei suoi abitanti, lavorando nei campi e quindi adiacenti ai fiumi Crati e Tuglia, hanno sfruttato anche l'attività della pesca, ed ecco anche la simbologia che porta con sé il futuro cavaliere che questa sera sarà investito dal Borgo di Piano. E nel corso degli anni appunto questi abitanti, concentrati maggiormente in una via adiacente alla chiesa di Santo Stefano Protomartire, legati anche da vincoli di parentela, hanno dato vita ad un vero e proprio luogo dove poter addirittura acquistare tutti i pesci provenienti dalle limpide acque dei nostri fiumi. Infatti nel 1922, in occasione dell'intitolazione della toponomastica cittadina, a questa via, proprio per la sua particolarità, è stato dato il toponimo di Via dei Pescatori. Nel Borgo di Piano sorgono anche ben 6 chiese, quindi ecco il legame appunto tra la storia, la tradizione che esalta il Palio e la religiosità. La cattedrale, Santo Stefano Protomartire, San Francesco da Paola, Santa Maria degli Angeli, dei Cappuccini, della Dolorata, detta anche Conicella, dell'Immacolata Concezione, correlativa confraternita alla quale apparteneva anche Sant'Umile. Ricordiamo, visto che fra poco lo inizieremo a fare spesso, l'araldica del Borgo di Piano, l'arma bipartita con scacchiera nella parte inferiore e 2 spighe di grano in campo verde in quella superiore, che simboleggia la scacchiera nel gioco degli scacchi, appunto il piano, mentre le spighe il simbolo di abbondanza. E andiamo quindi alla cerimonia di investitura e giuramento del cavaliere che giostrerà il torneo del Palio del Borgo di Piano, che fra poco dirà il proprio lo giuro con la mano sui Vangeli e dovrà battere anche per 3 volte con il martello sull'incudine, che è un altro simbolo
di quello che diciamo è la tradizione di questo borgo. E appunto tutto questo sarà fatto dal cavaliere del Borgo di Piano, Alessandro Roseville, detto Magno, al quale sarà consegnata la terra del borgo proveniente dalla Petrarella. La terra, collocata in un piccolo forziere rifinito con elementi di ferro battuto, riportante l'arma araldica di Piano, che fra poco vedrete, debitamente sigillato con ceralacca e nastrino verde, accompagnata da una serie di oggetti in miniatura di ferro battuto, l'incudine e il martello dei rinomati fabbri ferrai, la rete appunto dei pescatori e da spiga di frumento, vuole simboleggiare la storia e le tradizioni culturali di questo borgo. E quindi fra poco sentirete la frase martellarde e giudamento del Cavaliere Verde, appunto Alessandro Roseville, e che sia appunto, diamo adesso inizio al rito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora, noi Borgo di Piano, custode della Chiesa di San Francesco da Paola e della Confraternita della Santissima Immacolata di Piano, alla quale apparteneva il Santo Confratello Umida da Bisignano, scegliamo te, Alessandro Roseville, detto Magno, come cavaliere campione per la disputa del Palio del Principe per l'anno 2024. Vuoi tu accettare questo arduo incarico e difendere il colore verde del Borgo di Piano? Se accetti, giura di essere fedele al Borgo di Piano e al suo popolo e difenderli con lealtà nella disputa cavalleresca del Palio dell'anno 2024. In nome di Dio, di San Michele Arcangelo, San Francesco di Paola e Sant'Umile da Bisignano, sorretti dalla materna intercessione della Beata Vergine Maria, nominiamo te, Alessandro Roseville, detto Magno, cavaliere del Borgo di Piano, per il torneo del Palio del Principe della città di Bisignano 2024. Nel nome del Padre, e dello Spirito Santo. Amen. Alessandro Roseville, cavaliere del Borgo di Piano. E allora va e torna vincitore. Allora, e adesso ci sono appunto i saluti istituzionali. Iniziamo dal
dal capitano che fa gli onori di casa. Prego. Antonio Gabbani. Allora io ringrazio tutti quanti sono qui presenti, quando sono arrivati nel nostro borgo di Piano, a salutare e ad onorare il nostro cavaliere Alessandro Roseville. Saluto a tutti e vi ringrazio della partecipazione. Alessandro, io non lo so, non riesco a trovare le parole per... Buonasera, dopo l'emozione del capitano Antonio, comprensibilissima, hanno lavorato tanto per arrivare a questo momento. Questa è l'apertura del Palio 2024, della stagione di questo nuovo anno. So che avete lavorato tanto, avete appena finito di realizzare la festa del nostro amatissimo San Francesco. E voglio dire ad Alessandro, non solo vai e torna vincitore, Alessandro, mi raccomando. Però voglio dire che Alessandro ha realizzato il suo sogno. È vero, Alessandro? Correre il palio come cavaliere e soprattutto nel borgo da lui sempre adorato e amato. È vero, Alessandro? Io mi ricordo la prima volta che venne a iscriversi a casa per fare il cavaliere bianco e nero, un po' di tempo fa. E basta crederci nelle cose, e lui si è impegnato e ha vinto anche il torneo del bianco e nero un anno, e chissà quest'anno vincerà il palio e porterà il troppo al tuo rione. Mai dire mai, mai smettere di crederci. E adesso, visto che ci sono, anche se non siamo alla fine, devo dare un'altra bella notizia che riguarda il nostro parroco Don Cesare, che oggi, abbiamo avuto la notizia di poco fa, è stato ammesso come nuovo membro alla deputazione di Storia Patria della Calabria. È un grande onore anche questo per noi. Quindi iniziamo questa stagione del Palio 2024 con un buon augurio anche per Alessandro. Alessandro il Grande, avrei scritto io, non mai, il Grande. Vai e torna vincitore e comunque farai un bel palio. Devo parlare io, vero? Va bene. Sarò breve, però mi preme sottolineare alcune cose importanti. Intanto, Alessandro, davvero congratulazioni, sei il cavaliere di un quartiere davvero importante della nostra città. Tutti i rioni sono importanti, ma il quartiere Piano, il rione Piano, sappiamo che ha una bella tradizione importante. Io vorrei sottolineare un po' l'importanza dell'atto che abbiamo fatto questa sera, che è quello del giuramento. Il giuramento non lo dobbiamo sottovalutare. E soprattutto non lo devi sottovalutare tu, Alessandro, così come tutti i tuoi colleghi cavalieri che ti seguiranno poi, che presteranno giuramento dei vari rioni, perché è l'atto propedeutico, il primo, il più importante, che ti impegna non soltanto moralmente, è proprio una fede, un legame inscindibile che ormai hai con il quartiere. Sappiamo nella storia che addirittura c'erano i giuramenti di sangue, no? Tante, ecco, giuro che cosa? Giuro di essere fedele a qualche cosa, di rispettare un qualcosa, di creare un legame inscindibile con un Dio, con una persona, in questo caso con un rione. Quindi questo giuramento ti rimarrà per sempre, anche quando non sarai più cavaliere del rione Piano. E perché è importante? Perché i cavalieri non vengono scelti per sorteggio, ecco perché è ancora più importante l'atto del giuramento, ma sei stato scelto dal rione.
e quindi questo ancora di più ti responsabilizza. Indipendentemente se poi tornerai vincitore o meno, è quello che noi auguriamo a tutti i cavalieri, ma è proprio questo legame che da questa sera in poi ti lega a Rione, ti lega ai responsabili del quartiere, a chi ti ha scelto e ti ha voluto. E quindi ecco, non sottovalutiamolo questo passaggio, perché a volte sembra una cosa formale giusta per farlo, per fare un qualcosa in più nell'ambito delle manifestazioni del Palio. Invece no, è il primo atto. Io giuro di essere fedele e di legarmi per sempre a questo Rione. E dall'altra parte il Rione ti ha scelto e quindi si è legato a te, confida in te. L'altro passaggio importante che volevo fare era questo. Vedete, a volte si creano dei luoghi comuni nel nostro comune, nella nostra città. Se un Rione è più rappresentativo della fede di un altro, non è vero. È tutta la comunità, è tutta la città di Bisignano che grazie ai suoi bei Rioni, con le sue peculiarità, ci legano a qualcosa di importante, alle tradizioni. Abbiamo visto Alessandro che ha picchiato, no? Per ricordarci la tradizione dei forgiari. Tanti altri Rioni hanno altre belle tradizioni, ma che cos'è che ha di particolare il Rione Piano? Noi pensiamo sempre alla cattedrale, pensiamo sempre ad altre cose, no? Lo diceva prima Luca, leggendo un po' la storia del Rione. Santo Stefano. Bene, Santo Stefano è il primo martire cristiano. Siamo nel 36 dopo Cristo. È uno, anzi, il primo, correggimi se sbaglio, non c'è, è il primo messaggero della fede. Quindi più fede di così non c'è. Ed è, questa chiesa si trova proprio quella che per antonomasia è proprio il Rione Piano. E quando noi leggiamo nei documenti antichi le chiese, non troviamo subito la cattedrale oppure l'Immacolata, no, troviamo Santo Stefano. Questa chiesa è dei primi del 1500, la chiesa Immacolata del 1600, e nella platea del 1200. Del XIII secolo, che ricordava Luca, è citato nell'uno e nell'altro, è citato Santo Stefano. Quindi ecco l'importanza anche di questo Rione, come ci richiama alle origini della nostra fede, che poi a ben guardare sono le origini di tutte le comunità, non soltanto calabresi, ma europee, italiane, ma in modo particolare qui nel Rione Piano. Ricordiamoci che c'è questa bella figura del protomartire, del primo cristiano che è stato lapidato per fede. E questo ti collega un po' al giuramento che tu fai questa sera. Come se tu fossi davvero, non un protomartire perché ormai questo è, però ecco, l'importanza del giuramento, di avere fede a qualche cosa. Ringrazio poi il capitano, tutti i Rione, per averci invitato. Sì, noi dovevamo comunque partecipare a questo avvenimento, però quando si riceve l'invito è una cosa che ecco noi apprezziamo tantissimo e che accettiamo ben volentieri. Rimarremo anche per dopo, proprio perché vogliamo passare questa serata insieme a Rione, ai nostri concittadini, perché è l'inizio del Palio, si può dire, e quindi l'inizio va festeggiato come Dio comanda, va bene? Grazie ancora a voi. E ora la parola a Don Cesare. Don Cesare, c'è bisogno anche... Vi ricordo che fra poco, subito dopo, ci sarà il rinfresco. Bene, prego. Allora anche io mi associo ai sentimenti augurali al Rione, come diceva il sindaco poc'anzi. Con noi diciamo a tutti i cavalieri, va e torna vincitore. Loro hanno confezionato per me e per lui una maglietta bianca che riporta tutti i Rioni, e noi siamo super partes, ma questa sera è la festa vostra, è la festa tua, la festa di Antonio, è la festa del borgo, e allora è a voi, è a te in particolar modo che quel nostro pensiero augurale l'abbiamo fatto con il messaggio augurale più significativo, che è la benedizione. La benedizione è la
per mio tramite, ma viene da Dio. Va bene, allora che il Signore ti ricompensi e ti accompagni ogni giorno in questa tua, in questo tuo camminare, in questo cammino. Ciascuno di noi, come pellegrini, come chiesa pellegrina sulla terra, ecco, siamo in cammino verso la chiesa celeste. E allora ogni giorno è sempre una tappa significativa che noi percorriamo, con le cadute, con i successi, gli insuccessi, ma tutto concorre. Francesco Maria Greco diceva: ciò che avviene conviene. E allora, prima di congedarci, volevo dare un'altra significativo darlo questa sera, questo annuncio. Io ho completato il carteggio inerente alla riapertura della Chiesa dell'Immacolata e l'ho consegnata. Ora speriamo che, si può, come è accaduto per la Chiesa di Santa Maria in San Zaccaria, per la Chiesa dei Cappuccini, di poter adempiere anche questa terza riapertura con i sacrifici. Ma comunque, piano piano, ecco, il Signore ci accompagna e la Madonna ci custodisce. E allora, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di Santo Stefano e di San Francesco di Paola, su tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. E auguri. Grazie. Palio del Principe 2024, come anticipato prima, adesso seguirà un rinfresco benaugurale offerto dal Borgo di Piano. Buona serata a tutti.